Baldi Bottega effettua un restyling del proprio punto vendita in via della Barchetta 8 a Jesi. Il personale, attraverso le nuove linee, arricchirà le proposte con informazioni dettagliate e curiosità riguardo provenienze, tagli, ricette, consigli di cottura e di conservazione. Il cliente verrà guidato tra la linea Premium, la linea Genius e la linea Explora, che permette un viaggio di sapori in tutto il mondo. Baldi Bottega ha deciso di far iniziare questo tour ai suoi clienti partendo dalla Scozia ed in particolare dalla regina di tutte le carni, la razza Aberdeen Angus. L'offerta non si limita al solo reparto di carni fresche, ma anche a tantissimi hamburger da abbinare ad una vasta gamma di prodotti professionali, come salse, sali, panini, patate fritte, contorni e tanto altro ancora. Da dicembre è previsto per tutti i clienti possessori della carta Fidelity 5 euro di buono sconto validi su tutti i prodotti presenti da Baldi Bottega in via Barchetta 8 a Jesi. Villanova e Ceccuzzi regalano la vittoria alla Jesina contro una Vastese mai in partita. I marchigiani prendono 3 punti pesanti in chiave salvezza, scavalcando proprio i padroni di casa in classifica. Ma andiamo per ordine. Negli aragonesi va ancora in panchina Leonetti, in attacco spazio al tridente Sciba Fiore Cone. La Jesina è a caccia di continuità dopo le ultime 2 uscite positive. Le 2 squadre partono al piccolo trotto. La prima conclusione dell'incontro è di marca ospite. Villanova prende la mira e calcia dalla distanza. Tiro violento e pieno di effetto. Patania respinge come può e si salva. I marchigiani spingono al 13° Pierandrei in corna, all'estremo di casa si oppone, Villanova deposita in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 17° Villanova se ne va su De Meio e appoggia una palla d'oro al centro per l'accorrente Trudo. La difesa biancorossa traballa ma si salva murando il tiro. Al 22° pericoloso ancora il numero 10 che scatta in profondità, converge in aria e conclude centralmente. Ancora bravo l'estremo della Vastese a respingere. La risposta della Vastese arriva al 30° con una discesa dirompente di Cone. Il giocatore maglia numero 11 semina il panico sulla fascia, converge e calcia a botta sicura. La conclusione viene respinta. Da rivedere a rallenti la bella azione individuale del giocatore biancorosso. Un minuto dopo però a passare sono gli ospiti e Villanova che prende la mira e dalla distanza lascia partire un tiro violento e preciso su cui Patania non può nulla, 1-0 per i marchigiani. Da qui a fine primo tempo non succede altro e si va a riposo con questo risultato. Ad avvio ripresa Montani mischia le carte per acciuffare il pari, fuori Sciba, dentro Leonetti. La Jesina al 5° minuto ha una doppia occasione, ci prova prima Villanova con una bellissima conclusione. Sugli sviluppi gli uomini in maglia rossa vanno nuovamente al tiro, ma Patania tiene a galla i padroni di casa con un doppio intervento. La Vastese si rivede al 30° con una conclusione che va al lato di Fiore e poi qualche istante dopo con un colpo di testa di Leonetti che non inquadra la porta. Al 39° il neoentrato Ceccuzzi sigla il 2-0 per la Jesina e mette la parola fine alle speranze dei padroni di casa. Il numero 15 converge in aria e conclude. Patania ci mette una pezza ma non può nulla sul tapin. 2-0, piove sul bagnato in casa Vastese. I padroni di casa accusano il colpo e non riescono più a rientrare in partita. Lo scontro diretto in chiave salvezza va alla Jesina che festeggia all'Aragona ai danni di una Vastese pesantemente contestata a fine gara e in silenzio stampa visto il momento delicato. Mister Ciampelli, la Jesina ha battuto la Vastese all'Aragona, è finita 2-0, ma il passivo poteva essere più ampio. Io credo che noi siamo venuti qua con grande rispetto di questa squadra che io ritengo forte, la Vastese, e consapevoli di essere diventati squadra. Avevamo ancora negli occhi la partita della gara di andata, che onestamente ci aveva fatto male, e quindi credo che ci sia rimasto dentro qualcosa di diverso e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, attenta, tecnica, coraggiosa, e sapendo che questa è una squadra che deve comunque sempre mantenere la propria identità. In questo momento i risultati ci danno ragione, però quest'anno le abbiamo viste
di diverse, e quindi abbassare la guardia in questo momento sarebbe veramente delittuoso. Tre risultati utili consecutivi nelle ultime gare, ma soprattutto avete vinto uno scontro diretto per la salvezza. Sì, io credo che oggi sia una soddisfazione non tanto per me quanto per lo staff, per i ragazzi, per la società, perché abbiamo visto e toccato con mano sul campo quello che questa squadra ci aveva fatto capire di poter dare. E mercoledì si rigioca già, quindi si sale nel pullman e ci godiamo, giustamente, perché è giusto farlo, questa vittoria, perché è una vittoria importante, ma mercoledì si scende di nuovo in campo e questa Serie D lascia poco spazio a tanti commenti.